Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you. Sala conferenza del Castello Aragonese, sabato 15 novembre, ore 19.30. Dibattito sul tema viticoltura, paesaggio e turismo, come cambiano i territori. A moderare Antonio Stornaiolo. Presente all'incontro anche il sindaco della città di Conversano, Giuseppe Lovascio. Relatori Costantino Pirolo, agronomo, tecnico di Sinagri Spin-off dell'Università di Bari. Alma Sinibaldi, membro ABAP e sommelier esperta di vini della cultura vitivinicola, e l'imprenditrice vitivinicola Filomena Saponaro. Al centro del dibattito la necessità di iniziare, anche nel territorio che circonda Conversano, quindi all'interno del sud-est barese, un percorso tecnico che prevede il reimpianto e la conversione di vitigni autoctoni, naturalmente in sintonia con la biodiversità del territorio. Il dottor Pirolo nella sua relazione ha informato i presenti dell'esistenza di misure specifiche previste per finanziare quota parte con fondi pubblici i soggetti interessati alla realizzazione di vitigni con queste caratteristiche. L'obiettivo è anche quello di puntare alla produzione di un vino di qualità. Le premesse comunque ci sono tutte. Il sindaco Lovascio, sollecitato dal relatore, si è detto disposto ed entusiasta dell'operazione e per quanto lo riguarda farà tutto quanto è possibile perché il progetto possa realizzarsi. A questo punto si immagina la produzione per il futuro di vino denominato Marchione, da servire sulle tavole degli italiani. Seguiremo il percorso. Sindaco, il vino e il rapporto con i territori è stato il tema centrale di questa conferenza organizzata dal GAL Sud-Est Barese. Sì, intanto è bene ringraziare il GAL del Sud-Est Barese che davvero sta facendo un lavoro importantissimo sul territorio per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici, dei prodotti della nostra terra, quelli che sono da sempre costituiscono la ricchezza della nostra terra. E poi ecco, molto interessante il confronto di questa sera con dei relatori particolarmente brillanti che ci hanno fatto capire intanto quanto il vino può essere importante per il nostro prodotto interno lordo e ci hanno anche fatto capire che è importante recuperare vitigni della nostra tradizione, è importante amare la nostra terra, è importante crederci. Davvero lo svolgimento della serata è stato interessante e ci fa anche riflettere sul fatto che è bene che la nostra società riveda anche le proprie posizioni rispetto a quello che è il lavoro dell'agricoltore, che è un lavoro nobile, a mio modo di vedere, è un lavoro che va rivalutato, è un lavoro che dobbiamo far capire ai nostri figli, rappresenta la nostra storia, rappresenta il nostro prodotto, rappresenta la nostra terra e può rappresentare il nostro futuro. A te Antonio l'onore di moderare questo splendido convegno che è stato un confronto e abbiamo parlato tanto di agricoltura e soprattutto del vino che è amicizia, quindi parliamone un po'. No, è andata benissimo perché è nato come un incontro suggestivo dedicato naturalmente a questa iniziativa del Novello nel Castello, però poi i vari relatori si sono dati da fare e hanno dato davvero delle tracce importantissime per fare in modo che un territorio come questo possa aspirare a cambiarsi, a diventare qualcosa di più concreto, capace di aumentare la sua attrazione turistica e anche capace di costruire un nuovo percorso dedicato all'agricoltura che possa finalmente dare spazio ad esempio ai vitigni autoctoni. Stasera, ridendo e scherzando, abbiamo però trovato un vitigno che si chiama Marchione e sapendo che dell'esistenza anche del famoso castello che da queste parti è molto conosciuto, abbiamo immaginato che un vitigno Marchione potrebbe davvero avere un mercato anche commerciale e quindi dare spazio anche alla creatività magari di giovani che sono stufi di fare le solite cose, di prendere il solito pezzo, inutile pezzo di carta e magari dedicarsi ad un'agricoltura intelligente, mettere su un allevamento di questo vitigno Marchione e creare una nuova etichetta qui nella zona di Conversano. Quindi siamo passati da una teoria per quanto illuminata ad una pratica molto chiara e netta nella speranza che questo accada. Speriamo che stasera si possa festeggiare l'inizio di una nuova pratica. Antonio,
Ti salutiamo da parte di Dario Stefano, che ieri sera è stato qui, ha fatto una passeggiata tra gli stand e quindi ti saluta tanto. Cosa in ricambio, cosa gli vuoi dire? Lo saluto pure io, la buona educazione alla base, poi specialmente qui in Puglia siamo proprio coltivatori di cose buone e cultori di buona educazione, quindi saluto anche io Stefano, devo dire che sta sempre in giro in questo periodo, so che sta facendo, perché ci sono le primarie. È vero, quello stamattina pomeriggio, no, si può dire mattina, pomeriggio e sera sta sempre in giro a fare questa campagna elettorale interna alla coalizione del centro-sinistra, che però esprime 3 cavalli di razza. Dobbiamo essere molto soddisfatti, perché insomma, chi vuole il bene di questa regione ha capito che qui ci sono 3 cavalli di razza. Vediamo mo' il 30 che cosa succede, chi va a votare chi. Speriamo pure che dall'altra parte facciano le primarie e esprimano un buon candidato, perché io ho scoperto con la vecchiaia che nell'alternanza c'è la possibilità di fare del bene al territorio. Se i buoni stanno solo da una parte e i cattivi dall'altra, i buoni dopo un po' diventano cattivi e i cattivi rimangono cattivi. Se invece da una parte ci sono i buoni e dall'altra ci sono i buoni e così così, e c'è l'alternanza, ci sono sempre più buoni. Non so che cosa ho detto, ma siccome ho appena bevuto un primitivo meraviglioso, che vado a bere di nuovo, però speriamo che la Puglia va...